Liberi.tv, siamo in compagnia del noto attivista politico Armando Presta, che ormai si sta facendo strada con l'associazione radicale Certi Diritti, ma anche con i radicali in genere. In questo caso siamo qui a Praia Mare, proprio a casa sua. Perché siamo qua? Perché vogliamo portare anche Praia al centro del mondo, vogliamo fare vedere che anche a Praia c'è qualcosa, Praia al sud, cioè si può fare qualcosa per l'Italia, visto che in genere tutti i referendum, mi sono informato ieri, tutti i referendum sono passati perché i sì sono partiti dal nord. Sì. Vogliamo un po' portare qui la consapevolezza del fatto che siamo anche noi artefici del nostro destino, come diceva qualcuno. E stiamo raccogliendo quindi le firme per rendere legale il testamento biologico e l'eutanasia. Quindi la scelta sul proprio fine vita, per appunto per essere liberi, qualora ora noi non ce ne saremo più nelle capacità, nelle possibilità di esprimere le nostre volontà, nel caso del testamento biologico e del fine vita, perché ad oggi, qualora una persona dovesse ricorrere all'eutanasia, il medico che aiuterà una persona in Italia, che aiuterà una persona a porre fine alla propria vita, rischia l'omicidio colposo, visto che oggi è una scelta anche poter morire. Questo deve essere una libera scelta del singolo individuo. Ma non è obbligato uno a scegliere l'eutanasia, un po' come per l'aborto? No. Sì, certamente no, appunto rimane tutta quanta la libera scelta del singolo. Se una persona è consapevole del fatto che in quello stato di vita, quindi uno stato vegetativo o semi-vegetativo, non può andare più avanti perché comunque è una sofferenza e quindi non è vita, può ricorrere alla facoltà di interrompere la propria vita e quindi avere una vita, un fine vita, non dignitoso, ma comunque. Quindi invitiamo chi ci ascolta a venire qui al tavolino oggi a firmare, ma in tutta Italia ci sono altri tavoli dove è possibile firmare proprio per questa proposta di legge di iniziativa popolare. Diciamo che tra i volti noti c'è anche Mina Welby, che tra l'altro giorno 7 maggio sarà qui in Calabria, e diciamo anche che qui a Praia Mare altre persone stanno firmando per l'eutanasia legale, per il testamento biologico, e speriamo di riuscire a raccogliere queste firme. Ti ringraziamo Armando del tuo contributo. Qualora non si riuscisse a raccogliere la firma oggi, è comunque alla sede del comune, all'ufficio anagrafe, è depositato il modulo per poter firmare a Praia Mare, ma anche in altri comuni troverete questi qua sicuramente i moduli per poter firmare. Grazie Armando. Ciao.